scende questo tasso di inflazione e si precipita nella deflazione in cui ci troviamo oggi, ma aumenta il tasso di disoccupazione, questo va tutto danno della collettività, perché chi ha dei risparmi da parte vedrà sicuramente aumentare il proprio potere d'acquisto, ma chi poi perde il lavoro e quindi non ha più risparmi, chi è costretto a chiudere le imprese, non ha più alcun potere d'acquisto da difendere. E questo è fondamentale perché dal punto di vista dell'analisi politica, che fu il presupposto dell'introduzione dell'euro già nelle discussioni dei primi anni 90, il controllo dell'inflazione fu la variabile primaria che si prese in considerazione. Perché in sostanza questa famosa clausola del trattato sul funzionamento? Perché separare all'interno dell'eurozona il potere politico dal potere monetario? Proprio per l'inflazione, questa era la motivazione ufficiale. Si diceva i governi, specialmente quelli del sud Europa, e qui il riferimento al concetto di PIGS è palese, no? Ci hanno chiamato anche un modo che suona in inglese PIGS come il termine maiali in italiano, questa è la traduzione. Soprattutto questi governi sono stati quelli che hanno visto incrementare l'inflazione in maniera maggiore, e la motivazione era proprio perché avevano dei governi che prendevano soldi, li spendevano e li spandevano. Il problema dal punto di vista economico è che, smantellato in un certo senso il mito dell'inflazione, un sistema che produce disoccupazione, al di là di produrre dei costi politici, sociali, umani insostenibili, è un sistema che neanche dal punto di vista tecnico funziona. Perché quando si parla di sprechi, che magari sono presenti nella pubblica amministrazione, sono presenti negli uffici tecnici, sono presenti in molti luoghi, no? E magari si parla di tagliare qualche posto in regione, in qua e là, non si tiene in considerazione che lo spreco maggiore che possa esistere è lo spreco di forza lavoro, è lo spreco di redditi, è la disoccupazione. Per due motivi: primo, perché ci sono persone che non hanno reddito; secondo, perché non c'è produzione. Non so se vi è capitato mai di sentire quelle notizie in televisione del tipo ogni bambino italiano nasce con 35.000 euro di debito sulle spalle. Spero che uscite... Sì, spero che quando ci saluteremo tornerete a casa con l'idea che ogni bambino italiano nasce con 35.000 euro di credito nel portafoglio. E che soprattutto, e questo è il punto essenziale, nel momento in cui... questi 35.000 euro che sarebbero il pro capite di ogni neonato vengono persi, c'è uno spreco non solo in termini dei soldi che ognuno di noi in qualche modo si porta a casa, ma c'è uno spreco di produzione per tutti gli altri. Non si produce tanto quanto si potrebbe produrre. E allora capite che anche i concetti che ci vengono portati come in qualche modo dei presupposti, delle ovvietà, degli assiomi, come il concetto di efficienza. Io quando sento il concetto di efficienza normalmente penso sempre alle diete dimagranti, no? A snellirmi. Essere più efficiente significa avere più pesi sulle caviglie e correre di più, no? Essere più bravi, avere le mani legate ma comunque riuscire a nuotare. E fuori di metafora è esattamente la stessa cosa che negli anni 80 portò gli economisti che poi sono stati all'origine dell'euro a strutturare il sistema in questo modo. Si diceva: se i governi sono più magri, mangiano meno e hanno possibilità di mangiare meno, insegneranno in qualche modo i cittadini a entrare in contatto, come appunto diceva Tommaso Padoa-Schioppa, con la durezza del vivere. Ci sono frasi, tra cui quella che vi sto citando, tecnocrati europei, che ci dimostrano come l'intento fosse esattamente quello di arrivare a un sistema nel quale i governi non avessero più a disposizione questi soldi. Ma il concetto di efficienza, che si pensa in qualche modo di ottenere in questo modo, è un concetto di efficienza riduttivo. Perché la vera efficienza, se proprio vogliamo parlare di questo, è la dimensione della torta a cui tutti possono accedere. È un sistema che produce in maniera strutturale la disoccupazione, perché come vi dicevo impone una tassazione che è superiore rispetto alla spesa effettiva che i governi inseriscono nell'economia, porta all'aumento di questa disoccupazione. È un sistema inefficiente, di grande spreco di energie umane, ok? Ed è un sistema profondamente iniquo, che aumenta le disuguaglianze, giustamente, perché poi va a colpire necessariamente le fasce più deboli della popolazione che fanno fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro. E il principio quindi è che se si vuole uscire da questo tipo di condizione bisogna affermare con forza il principio, che tra l'altro è anche favorito da quelli che sono le linee guida fondamentali della nostra Costituzione. All'articolo 4 si parla di diritto al lavoro.
e non deve essere portato avanti soltanto come una battaglia di tipo morale, sociale, culturale, politica, ma il concetto che la piena occupazione dovrebbe essere l'obiettivo ultimo del sistema economico, capite oggi che è un presupposto essenziale affinché questo sistema funzioni al suo massimo livello di efficienza. Se il sistema economico non arriva alla piena occupazione, il sistema sarà inefficiente in maniera strutturale. Si sente spesso dire che il problema fondamentale delle economie è quello di produrre troppo e male. Beh, io direi che si produce troppo poco, e forse anche male, perché si producono cose che inquinano, si producono cose inutili e così via. Ma il punto da tenere a mente è che se esiste disoccupazione, povertà e miseria, si produce troppo poco, non troppo. E che quindi questo sistema in cui siamo immersi, che è quello che ho cercato in qualche modo di descrivervi per sommi capi, può soltanto che portare ad uno scenario di dimagrimento collettivo dei governi e di conseguenza di tutti noi. Capire che la piena occupazione deve essere l'obiettivo essenziale di qualsiasi governo che abbia a cuore l'interesse della sua collettività può essere la base su cui ripartire, per dare un senso a quello che può essere l'azione politica e civica di tutti noi. Il punto è che naturalmente il sistema in cui siamo ingabbiati non è semplice da scardinare, perché nel momento in cui io mi trovo in una condizione dove dipendo strutturalmente dal sistema bancario per avere il mio finanziamento, è difficile poi andare a dire ok, io restauro la situazione di prima. Infatti gli economisti ormai stanno affrontando già da molto tempo l'idea che sia necessario uscire dall'eurozona proprio per recuperare quelle possibilità di gestire le proprie leve economiche nella maniera in cui si parlava precedentemente. Naturalmente esistono delle possibilità teoriche e intermedie con cui l'eurozona potrebbe diventare tecnicamente un'area sovrana, nel vero senso della parola di cui parliamo. Ad esempio, se i trattati fossero in qualche modo riformati e quindi la Banca Centrale Europea potesse finanziare in maniera diretta gli Stati membri, noi avremmo recuperato a livello sovranazionale quello che abbiamo perso a livello nazionale. I problemi sono di natura politica e sono enormi, tra cui per esempio il fatto che a livello giuridico il soggetto che rappresenta la volontà popolare nell'Europa, cioè il Parlamento Europeo, non ha potere di iniziativa legislativa. Ok? E chi ha potere di iniziativa legislativa? La Commissione Europea. La Commissione Europea è un organo che non ha alcuna connessione con la responsabilità politica dei cittadini. Tra l'altro la cosa interessante è che questo tipo di visione inizia ad emergere anche in documenti commissionati, scusate il gioco di parole, dalla Commissione Europea. C'è un economista che vi invito a cercare quando avete tempo, che si chiama Paul de Grau, che in una relazione dal titolo Who Rules the Euro, chi governa l'euro, afferma esattamente che non esiste alcuna legittimità politica delle istituzioni europee. E questo studio appare sul sito della Commissione Europea. Il problema è quali sono i mezzi di informazione che ci diffondono queste informazioni. Nessuno. Si parla sempre e comunque di questioni che, come abbiamo visto in precedenza, costituiscono degli sprechi minimali rispetto al grandissimo spreco di risorse, di energie e di futuro a cui stiamo assistendo. In sostanza, quindi, l'indagine sull'euro cosa vuole affermare? Che innanzitutto un sistema nel quale le banche centrali non diventano più degli strumenti dei governi, strumenti che sono volti a raggiungere degli obiettivi politici, ma diventano essi stessi degli obiettivi e che quindi sottomettono i governi al loro volere, sono destinati a produrre disuguaglianza e a produrre disoccupazione. E secondo poi che se non iniziamo a ragionare sull'idea di una rottura del sistema, non avremo nessun potere negoziale né per eventualmente riformarlo e né per uscire del tutto. E quindi sono stato davvero contento di parlarne con voi. Tutte le domande che mi sono venute in mente sono qui per rispondere. Grazie. Secondo me c'è qualcosa anche di più di questo. Cioè,
andando ritroso nel tempo, c'è stata una sistemazione giuridica di questo. Noi siamo arrivati qua per una sistemazione giuridica, per arrivare a che cosa? A un qualcosa di molto, secondo me, aberrante, è l'espropriazione della decisione politica dei governi. E qua è stata espropriata la più che, certo, i governi non hanno più, sono stati privati delle loro banche centrali, anche se non so se ricordi, nell'81 c'è stata anche in Italia la separazione della banca centrale con il ministero del tesoro Ciampi, con la Italia. Però qua soprattutto si è avuta un'espropriazione della decisione politica da parte delle istituzioni finanziarie internazionali. Espropriando la decisione politica hanno potuto anche agire su le legislazioni nazionali riguardo alla previdenza, hanno potuto agire sulle strutture. Quando tu parli di ristrutturazione ci viene in mente il Job Act. Il Job Act è un modo per sorvegliare e controllare i popoli, le nazioni. Poi un'altra cosa, scusa, non ti faccio una domanda, perché le banche stanno lì. Io direi che più che in secondo ordine dovrebbero anche prevalere sulla BCE, te lo spiego subito, perché nessuno ha mai guardato dentro quelle banche, che cosa c'è in quelle banche. Avete parlato di mutui subprime, giusto? Le banche contengono tanti crediti non indiscussi. Nessuno, e soprattutto non solo le banche, quel sistema bancario ombra che non viene regolamentato, non viene citato nelle statistiche, nei dati ufficiali. Per cui praticamente c'è stato anche questi attivi che non sono attivi, ma che non sono riscuotibili, che sono il risultato di tutte quelle, diciamo, di tutti quei disastri che ci sono stati. Secondo me vengono piano piano fatti assorbire dai popoli, che in ultima analisi sono quelli che pagano questi. Per cui io direi che il problema è politico. Queste istituzioni finanziarie si sono trasformate in soggetti politici, che è una cosa ben peggiore rispetto a, non so se sei d'accordo con questa mia tesi. Iniquità e tante altre cose, ineguaglianze, secondo me sono il risultato appunto di un più che di provvedimenti di natura tecnica, ma proprio di esercizio di sovranità politica da parte di un'elite. Sarò solo brevissimo, nel senso che condivido perfettamente il punto, e infatti siamo qui anche per fornirvi l'arma, lo strumento, la capacità di non pensare che sia uno strumento, una causa tecnica, un male, un peccato originale che ha prodotto la situazione. Ho esordito con la frase della Robinson proprio per dire che l'obiettivo di studiare economia è quello di difendersi dagli economisti. E l'idea è proprio questa. Nel momento in cui si comprende che l'economia la si può padroneggiare, la si può imparare, la si può studiare e la si può capire ed applicare alla politica, a quel punto restano cose emerge in superficie, le cause politiche di cui parlavo. Perché se queste cause politiche non emergono al di sopra del dettame economico, è chiaro ed è naturale pensare che in realtà la nostra parte di sacrifici va inserita. Cioè, se io non spiego ai lavoratori che perdono il lavoro, alle imprese che chiudono e così via, che la causa non sta nel loro essere, nel loro aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità, nel fatto che i governi hanno speso in maniera eccessiva per le pensioni, per la scuola e tutta l'altra serie di robe aberranti che siamo, insomma, abituati a condividere. A quel punto, se non spieghiamo tutto questo, se non rendiamo chiaro alle persone che i sacrifici dovrebbe farli una parte consistente del mondo finanziario piuttosto che le persone stesse, a quel punto saremo inghiottiti da un certo tipo di retorica. Quindi, proprio per far emergere il punto politico, che è quello che tu hai perfettamente citato, è importante ed essenziale capire il punto economico, lo strumento economico con il quale questa espropriazione è stata messa a punto. Certo, l'espropriazione è pervasa da un sentimento di colpa collettiva.
condotto a un sentimento di colpa collettiva, come se fossimo responsabili. Dico un'ultima cosa, il settore pubblico partecipava come cosa? Al 25% del più. Sono riusciti a rendere questo 25% di più, di quei disastri che sono andati al di là del 100%. Qualche domanda? Io vorrei fare una domanda al professore, che ringrazio per la sua esposizione di carattere artistico che mi è piaciuta a tutti. Volevo chiedermi se lei ci permette la piramide lì a caso un compasso. E poi da questo vorrei sapere cosa pensa lei del nuovo ordine mondiale. Nuovo ordine mondiale. Vi rifaccio la storia. Il nuovo ordine mondiale è quello che ha detto l'amico che ha spiegato come è avvenuto. E storicamente è stato sempre così. Poi c'è stata la ribellione di Martin Luther. Ma quando io ho parlato di Jacopo Fugger, che era un banchiere, che non intraprendeva un'azione se non ne ricavava un utile del 50%, era quello che governava l'economia europea del 500. In Europa non si muoveva foglia che Jacopo Fugger non volesse le banche. Non è esistito nella storia europea un uomo più potente di Jacopo Fugger. Parlo di uomini privi di potere politico. Non era un corona, non aveva corona, non era un re, privo di esercito, ma in Europa nel 1500, finché lui è vissuto, semplicemente allargando le banche o restringendo i cordoni della borsa, lui provocava o interrompeva le guerre. L'ordine mondiale, allora, che era soprattutto ordine europeo, era governato in Italia da Cosimo dei Medici, in Germania e in Europa da Jacopo Fugger, cioè dalle banche. Oggi chi governa? Chi ha detto, cosa è stato detto oggi? È stata detta la stessa cosa. Jacopo Fugger, pensate che nel 1500, scusate se mi posso tediare facendo date, nel 1501 si era incendiato il Duomo di Costanza. Per ricostruirlo cosa bisognava fare? Vendere le indulgenze, cioè indurre i fedeli a comprarsi lo sconto per l'aldilà. Ebbene, Jacopo Fugger, detto in italiano Giacoppe, così lo chiama Intro Montanelli nella sua storia del 500, Jacopo Fugger non si mise all'opera finché il vescovo non gli consentì di trattenere il 50% delle somme raccolte. Non si muoveva foglia in Europa, in Germania in modo particolare. Che poi, che cosa è successo? Che alla fine è successa la deflagrazione. Cosa ha provocato questo ordine imposto da Jacopo Fugger, da tutti quelli che aveva nelle sue mani? Jacopo Fugger, banchiere, aveva in mano il Papa, aveva in mano Carlo I, aveva in mano Francesco I, scrive di Francia, li aveva tutti in mano. Quindi decideva che cosa è successo? Che alla fine il sistema è scoppiato, come forse potrà scoppiare il sistema se si esce fuori da questo contesto. Come è scoppiato il sistema del 500? Per opera di un monaco, Martin Luther, ha fatto saltare tutto. Che poi che cosa è successo? Nel 700 si è ricostituito. Avrei dovuto parlare non solo di Cosimo dei Medici, non solo di Arthur, avrei dovuto parlare poi di Rossi. Ma la storia non finiva più. Sarei dovuto arrivare a che cosa? Io in una lezione, perché questo libro, sapevo di che cosa si tratta, scusate se faccio un po' di pubblicità al mio libro, si tratta di alcune lezioni magistrali che io ho fatto in giro per l'Italia. Poi alla fine
qualcuno dei presenti ha detto ma ce ne dà qualche copia, e io non le parlavo come parlo adesso, per appunti, per conoscenze storiche, li ho riordinati e li ho pubblicati. Ebbene, questa lezione che ho fatto sulla speculazione, sapete con chi termina? Con Bernard Mann, con la Lehman Brothers, termina con questi, cioè con le banche che sono saltate in aria per il problema dei subprime. La Lehman Brothers, sapete che esposizione bancaria aveva nel 2008? Che era in sofferenza per il problema dei crediti non più esigibili di oltre 600 miliardi di dollari. 600 miliardi di dollari è più di un terzo del prodotto lordo italiano di un anno, e ce l'aveva soltanto una banca che è andata a gamballare. Sapete come è andata a gamballare a Bernard Banco, che è stato condannato a 150 anni di galera? E allora, come? Però sono state speculate, non li ha sottratti, li ha ingannati il sistema di Madoff. Oltre a quello, sapete su che cosa si basava? Sulla raccolta del sistema Ponzi. Esatto. Poi è saltato all'aria perché quando nel 2008 a Madoff gli hanno chiesto, le banche che si trovavano in difficoltà economiche, le banche nel 2008, proprio per il problema della sofferenza finanziaria di liquidità, hanno chiesto a Madoff, dove avevano investito con il sistema Ponzi, gli avevano chiesto la restituzione dei loro prestiti, di ciò che avevano depositato. Esatto. Sapete qual era la differenza tra la partita di, cioè tra il credito e il debito? Madoff aveva in cassa un miliardo di dollari, la restituzione richiesta era di 7 miliardi di dollari, e così si è scoperto che non era più in grado. Ma avevano già messo sull'allarme tante volte la società di controllo, quella americana, quella che è la Consob in Italia. Non ha mai... Quindi, ritornando alla sua domanda, il sistema bancario oggi come allora controlla l'economia mondiale. Soltanto che prima o poi succede un evento che manda a camballare tutti. Nel 500 è stato Martin Lutero che ha fatto crollare il sistema bancario dei Fugger, però dopo si è ricostituito e sono apparsi Roche, e via via. Poi che cosa è successo? Farei una storia troppo lunga, mi fermo semplicemente per dirle che il sistema bancario mondiale controlla l'economia. Una curiosità, se ho capito bene, la moneta alla fine diventa una convenzione, e se ho capito bene si sta cercando di individuare un sistema di conoscenze che cerchi di scardinare quest'ultimo schema che ci hai molto ben illustrato. E allora mi chiedo se, al di là della conoscenza, al di là del padroneggiare la materia e quindi uno strumento culturale come invitavi insomma ad appropriarci, può essere, e in che misura, e questa è la domanda, il circuito di monete parallele che viene fuori, può essere uno strumento, fino a che punto è anche temibile eventualmente, ed evidentemente siamo stati degli amici di scuola Sardex, ma che è un'esperienza insomma mutuata da altre in giro per il mondo. La domanda è se questi strumenti possono essere una chiave di volta o di lettura o di scardinamento di questo sistema, e in che misura? Quando abbiamo parlato della suddivisione tra i tre settori dell'economia, abbiamo individuato un settore governativo, un settore non governativo e un settore estero. I circuiti di moneta complementare, secondo voi, dove si trovano? Dove li potremmo collocare? Tra il settore governativo, il settore non governativo, privato e il settore estero? È privato, ok. Quindi la moneta complementare che cos'è? Se noi torniamo ad esempio allo schema precedente, ne prendiamo un qualunque,
Il sistema del Sardes, così come tutti gli altri sistemi di moneta complementare, si trova all'interno del contenitore verde che potete vedere a schermo. Cioè, in cosa consiste? In una circolazione di crediti e di debiti che rientrano all'interno del settore privato. Quindi, da un lato, chi accumula crediti denominati in moneta complementare incrementa la sua ricchezza. Chi paga in moneta complementare diminuisce la sua ricchezza, perché in un certo senso aumentano le sue uscite. Il fatto è che capite che tutto ciò rimane all'interno del contenitore del settore privato. E qual è il limite che le monete complementari non possono in qualche modo superare? Il fatto che, stanti così le cose, e quindi date le decisioni di spesa e di risparmio di tutti i consumatori, di tutte le imprese del settore privato, se fuori dal gioco resta una parte di lavoratori disoccupata, per esempio, tutta quella massa di lavoratori non può essere in qualche modo assunta, perché le decisioni di spesa non possono essere intraprese nel modo tale che qualcuno all'interno di quel settore decida di diminuire la sua ricchezza per ad esempio dare uno stipendio a qualcun altro o per effettuare un acquisto da qualcun altro. E c'è un secondo problema, che nel momento in cui le monete complementari non possono essere utilizzate per pagare ad esempio le tasse, perdono la funzione fondamentale di unità di conto, che è la prima funzione della moneta di cui si parlava. In qualche modo la moneta complementare naturalmente può contribuire ad aumentare gli scambi all'interno di determinati circuiti economici, ma corrisponde semplicemente al fatto che i crediti di qualcuno aumentano e i debiti di qualcun altro aumentano. Il punto fondamentale è che se non esiste da parte del governo, che è colui che in qualche modo emette la moneta di Stato, la moneta unità di conto che può essere usata per pagare le tasse, il problema della disoccupazione che residua dagli scambi di mercato non arriva a soluzione. Ad esempio, sarebbe diverso se esistessero forme di moneta complementare negli enti locali che potessero essere utilizzate in pagamento di alcuni imposti. Se esistesse una forma di moneta complementare tale per cui parte delle imposte comunali, parte delle imposte regionali e così via possono essere pagate in quella valuta, a quel punto potrebbe acquistare lo status di una moneta effettiva. E proposte simili, per esempio, esistono. L'economista che vi citavo quando si parlava del caso dell'accumulazione primitiva delle colonie, che si chiama Matthew Forstater, in un evento presso L'Aquila qualche tempo fa, propose appunto l'adozione per L'Aquila di una moneta complementare che però fosse legata alla concessione di un salario fisso per i residenti del comune, con il quale parte di questo salario poteva essere destinato al pagamento di alcune imposte. Ovviamente capite che dal punto di vista economico si tratterebbe di ricreare nel piccolo una sorta di mini stato, quindi con una moneta che funziona allo stesso modo. Il problema è sempre di volontà politica, cioè per effettuare un simile provvedimento in qualche modo bisognerebbe avere un ente locale che ha la volontà politica completa di effettuare un sistema simile, anche perché il rischio poi è quello di esporsi, no, alle angherie dello Stato centrale, e quindi a sua volta lo Stato centrale sarebbe sottoposto al giudizio della Commissione Europea e così via. Ma dal punto di vista, diciamo, teorico, una moneta complementare, nel momento in cui può essere utilizzata in restituzione di tasse di enti locali, assume tutte le caratteristiche di una moneta effettiva. Il problema è che finché resta come sistema di compensazione degli scambi, ha un potere di impatto che è limitato. Scusa, in realtà ci sarebbe un altro modo per utilizzare questa moneta, che sarebbero Mosler Bond o i CCF di Marco Cattaneo, se ci fosse la volontà politica dello Stato per poterli utilizzare, pur rimanendo dentro l'euro. Sì, ne parlo in generale così capiamo il punto. Esistono delle proposte che per esempio potrebbero essere utili per in qualche modo alleviare la crisi finanziaria nel breve termine, nel medio termine, finché comunque si resta nelle condizioni del sistema monetario europeo, e ce ne sono due in particolare che sono anche simili tra loro. Vi parlo di una che è stata proposta dall'economista Warren Mosler, che è uno dei, diciamo, dei padri fondatori della scuola della teoria della moneta moderna che noi studiamo e diffondiamo. In sostanza si tratterebbe di emettere titoli di Stato che, nel caso in cui in qualche modo chi possiede questi titoli di Stato si trovi in condizione di dissesto finanziario, che si trovi impossibilitato a pagare le tasse con del denaro contante, può restituire
allo Stato stesso come pagamento delle tasse. È una sorta di sistema di ingegneria finanziaria con il quale comunque, con il titolo di Stato che è nelle mani di un risparmiatore qualunque, si concede un potere d'acquisto di fatto, perché è come se si concedesse uno sconto, un credito d'imposta al consumatore, al risparmiatore che ha acquistato il titolo di Stato. Nel breve termine questo significherebbe poter contare su più acquisti di titoli, perché l'aspettativa di poter restituire questi titoli come tasse comunque genera un effetto positivo da parte dei mercati, quindi si avrebbero più soldi nel breve, e poi nel medio termine, in caso di dissesto da parte di chi possiede questi titoli, si potrebbe permettere che queste persone restituiscano i titoli come pagamento delle tasse, che quindi non utilizzino denaro contante, che magari può essere utilizzato invece per le spese vive, per altre cose, in pagamento dell'imposizione fiscale. Poi ci sono per esempio altre proposte fattibili, in sostanza già da domani se vi fosse la volontà politica di farle, per avere degli effetti positivi ed espansivi sull'economia. Per esempio l'utilizzo di banche pubbliche, cosa che peraltro, ed è un aspetto molto interessante e sul quale dovremmo in qualche modo chiamare in causa la stampa nazionale ed europea per non parlarne come si dovrebbe, è l'utilizzo di banche pubbliche. Ad esempio la Germania è quella che ha capito meglio di tutte questo sistema all'interno dell'Unione Monetaria, e attraverso la sua banca di investimento, che si chiama KfW, è un acronimo, utilizza soldi che provengono dalla Banca Centrale Europea per effettuare parte degli investimenti che altrimenti spetterebbero allo Stato. Cioè attraverso una banca pubblica si prendono soldi dalla BCE e si immettono nel sistema economico. Questo perché? Perché c'è l'articolo famoso di cui si parlava, il 123, nel primo comma ci racconta quello di cui abbiamo parlato finora, nel secondo ci assicura la possibilità che se esistono banche pubbliche, anche se sono pubbliche, essendo comunque banche, possono accedere ai fondi che provengono dalla Banca Centrale Europea. Naturalmente questa, capite che è una scappatoia consistente per avere dei fondi, e consentirebbe anche di effettuare dei veri e propri piani industriali. Il lavoro, per esempio, dell'economista Mariana Mazzucato ha dimostrato che gran parte del successo industriale tedesco è dovuto al fatto che questa banca di investimento è praticamente la più esperta in investimenti in energie rinnovabili, in investimenti industriali a medio e lungo termine, e può farlo perché ha una potenza di fuoco. Se la gioca sui mercati internazionali in termini di milioni di euro spesi per investimenti pubblici con la China Development Bank, con la Banca dello Sviluppo Brasiliano, cioè il modello dei BRICS di cui tutti parlano, quello dell'investimento pubblico per l'innovazione eccetera eccetera, ce l'abbiamo in Eurozona e si chiama Germania. Ce l'avremmo anche in Italia se per esempio la Cassa Depositi e Prestiti fosse utilizzata per questa ragione. Il problema appunto è che non esiste al momento una proposta politica disponibile per noi che utilizzi la Cassa Depositi e Prestiti per creare posti di lavoro, per esempio, cosa che potrebbe essere fatta già domattina, sfruttando il fatto che comunque esistono delle sacche di controllo pubblico, poche ancora, però residue del sistema. Come dicevi giustamente, nel momento in cui lo Stato italiano aveva un controllo maggiore rispetto a quello che ha adesso su settori strategici dell'economia attraverso l'IRI, attraverso tutte le partecipazioni pubbliche, era possibile fare politiche industriali vere e intervenire direttamente, no, nel sistema. Quindi non solo in termini di, per esempio, posti di lavoro da difendere, ma anche per esempio quali sono le fonti di energia su cui puntare, quali sono i settori industriali da sviluppare di più. Tutta questa serie di ambiti ormai è sottratta dalla decisione del pubblico, perché in nome, e qui ritorna all'importanza dell'economia, in nome della riduzione del deficit, in nome del pareggio di bilancio e così via, tutto questo è stato privatizzato negli anni 80, 90 e 2000. Quindi è importante capire tutto ciò per comprendere anche l'importanza strategica di tutto quello che una volta era bene pubblico per noi e adesso ci è stato in qualche modo sottratto, con la scusa magari che c'erano degli episodi di corruzione, c'erano una mala gestione. Dovremmo sempre ricordarci che quando viene privatizzato un asset pubblico stiamo perdendo un diritto, e quindi dovremmo capire se quel diritto vale più di una ruberia contingente. Due domande, in realtà una vuole coinvolgere anche il consigliere comunale di 5 Stelle. Intanto, se vi siete messi come movimento, vi siete messi
diciamo così, avete studiato quali possono essere le conseguenze di un referendum. Voi state puntando a un raccontafine per un referendum costruttivo. Un eventuale referendum abrogativo invece, vi siete messi le conseguenze, il problema delle conseguenze, e poi invece a tracci volevo chiedere se quali possono essere a livello di governo centrale, quali possono essere le conseguenze di un'abrogazione, cioè di una uscita dall'eurozona attraverso un referendum. Quello che stiamo portando avanti noi è la richiesta di un referendum consultivo. Noi vogliamo che i cittadini siano già presi in considerazione. Certo, sì, no, per carità, per carità. Noi vogliamo far sentire la voce dei cittadini. Noi chiaramente in questa fase non siamo alla maggioranza di governo. Avremmo potuto procedere anche attraverso la presentazione della legge ad hoc tramite i nostri parlamentari. Abbiamo scelto invece di seguire il percorso della raccolta firme proprio per arrivare a creare un sistema trasversale, dare la possibilità anche a chi non è vicino alle idee del Movimento 5 Stelle comunque di poter firmare, di poter dire la sua, e quindi di fare in modo che il governo attuale, che poi sarà anche quello che si troverà quando noi ci auguriamo di andare a poter esprimere il nostro voto, tenga presente quella che sarà la volontà dei cittadini, che poi noi cerchiamo di andare in giro di informare augurandoci che poi la volontà sia quella dell'uscita dell'euro. Chiaramente poi in un referendum i risultati possono essere due, e quindi l'obiettivo è un referendum consultivo, e quindi i cittadini esprimano il proprio parere e poi si sceglierà eventualmente la maniera, se questa sarà, se la scelta sarà quella di uscire dall'euro, per migliore per poter procedere. Penso che la volontà di diffondere il più possibile i temi di cui stiamo parlando oggi ad un numero sempre maggiore di persone sia assolutamente positiva. Penso anche che esistano delle maniere superiori rispetto al referendum per portare avanti gli obiettivi politici di cui stiamo parlando. Penso cioè che dal punto di vista di come sono strutturate le istituzioni europee esiste una via diretta, che è la via del governo, è la via governativa, tramite la quale, ed è l'unica possibilità che i governi hanno per esempio per sforare determinati parametri, che sono i parametri stabiliti dal Trattato di Maastricht, quelli che ci impongono di restare nella soglia del 3%. I governi possono, in un certo senso, decidere di sforare in maniera unilaterale, nella stessa maniera in cui per esempio ha fatto la Francia di Hollande, e in un certo senso possono porre l'onere della prova in capo all'Eurozona stessa, alle istituzioni che governano l'euro. E perché dico questo? Perché i paesi hanno peso e politici molto diversi dalla loro, e avete sentito che in questi giorni praticamente delle indiscrezioni sui quotidiani tedeschi sostengono che Angela Merkel si sarebbe dichiarata favorevole al fatto che la Grecia esca pure dall'euro, tanto non ci interessa. Poi ovviamente la dichiarazione è stata smentita, eccetera. Ovviamente perché crea scompiglio? Perché in effetti la Grecia ha un potere negoziale rispetto ad altri paesi europei che è molto inferiore. L'Italia è la terza economia d'Europa, nonostante quanto se ne dica, e ricordo ancora come se fosse ieri di aver sentito in una conferenza stampa Mario Monti dire a Bologna, credo nel 2 anni fa, che dal destino dell'economia italiana dipende il destino dell'economia europea e, ironicamente diceva lui, anche dell'economia mondiale. E non sono frasi dette a caso, perché l'Italia è in un certo senso l'osservato speciale dell'Eurozona. L'Italia è anche un tassello fondamentale dell'Eurozona, senza la quale probabilmente il sistema imploderebbe su se stesso. Tollerare un'uscita del paese Italia dall'Eurozona significherebbe rinunciare al più grande investimento politico mai realizzato, che sarebbe l'euro. Anche Draghi stesso, da molte dichiarazioni che lui fa, se le è andata a ripescare di qualche mese fa, specialmente in concomitanza con la conferenza di Jackson Hole, nella quale tra l'altro Draghi si è dichiarato favorevole a politiche fiscali espansive,
farvi capire come le cose, no, piano piano siano costrette a concedere determinate verità che ormai sono lampanti. Draghi stesso diceva: il problema fondamentale dell'euro è che è stato investito troppo affinché poi si possa dire da un giorno a un altro che il progetto va abbandonato. Però qual è il potere negoziale vero per un governo? È il fatto di mettere sul tavolo la possibilità che, se le regole europee non vengono cambiate, si esce. E soprattutto il fatto che si abbia un piano credibile, concreto e il più possibile completo per fare bene comunque fuori da quell'area e fuori dall'euro. Penso che la strada del referendum porta con sé un rischio potenziale, poi lo accennava anche Maurizio, e cioè quello di una reazione dei mercati finanziari che, nel contesto in cui siamo, può portare gli spread a innalzarsi, e un'eventuale sconfitta di un referendum consultivo potrebbe portare, per esempio, al fatto che non solo i mercati portano delle reazioni delle quali noi paghiamo i costi, perché necessariamente quando gli spread si alzano è la cittadinanza a pagarne i costi, ma poi potrebbero seppellire sul nascere il progetto stesso dell'uscita, e quindi in un certo senso portare anche le persone a chiedersi: ha senso investire nuovamente in un'altra campagna per uscire dall'Eurozona, magari direttamente come programma di governo? Quindi qui esprimo semplicemente l'idea che esiste la forza politica, se un movimento attrae determinate percentuali di voto, per andare al governo di un paese e far valere il peso economico che la nostra nazione ha all'interno dell'Eurozona. Forse una strada più coraggiosa, più rischiosa, e anche nella quale bisogna investire di più come entità politica, ma probabilmente potrebbe essere più efficace. Quindi se ho capito bene. Quindi quando avevamo la nostra moneta sovrana, il debito pubblico non esiste, perché è uno Stato che produce la propria moneta, non la deve chiedere in prestito a nessuno, non la deve restituire a nessuno, non è in debito, è una spesa deficit, che è richiesta principale. Invece, da quando siamo all'interno dell'euro, è stato vedere con quella piramide che adesso il debito dello Stato esiste davvero, perché adesso il governo deve chiedere i soldi in prestito alle banche, ai mercanti, che glielo deve restituire con gli interessi. Quindi prima il debito non c'era, adesso c'è, se ho capito bene. Quando usciremo dall'euro, come allora ripagheremo questo debito? Cioè, uno, lo ripagheremo semplicemente con le nuove lire, con la nuova moneta sovrana, o ci potremmo rifiutare di pagare questo debito, magari come ha fatto l'Ecuador, quindi facendo valere quella nozione di diritto internazionale, debito odioso, per cui si sono rifiutati di pagarlo. Quindi come ripagheremo questo debito? Cioè, semplicemente restituendo in lire e basta, chi lo vuole, se non si arrangia, ok? Oppure proprio ci possiamo rifiutare di pagarlo? In realtà potremmo fare entrambe le cose, nel senso che la rinegoziazione di parti di debito che prima erano denominate in una moneta e poi vengono denominate in un'altra è una prerogativa degli stati membri che poi vanno a uscire. Cioè, per esempio, prendiamo il caso dell'Argentina, sono state effettuate numerosi giri di rinegoziazione molto diversi tra loro, alcuni dei quali, per esempio i più recenti, sono stati anche vittima di determinate ingenuità che hanno per esempio reintrodotto all'interno di quei contratti di debito delle clausole che hanno in qualche modo favorito i fondi di investimento che prima spugavano sull'Argentina, e infatti gli eventi più recenti dell'Argentina ci parlano di giudizi della Corte Suprema che poi hanno portato per esempio alla condanna dell'Argentina nelle corti americane e così via. Lì si tratta di gestire politicamente nella maniera più efficace la situazione. E quindi nessuno vieta allo Stato, qualora si trovi a ridenominare quel debito, di non pagarlo più. Nessuno vieta allo Stato di pagarlo, ma in una moneta che potrebbe valere meno o più della precedente. Il fatto è appunto che nel momento in cui si torna in possesso delle proprie leve, la possibilità di assicurare un reddito ai cittadini denominato in quella valuta non si perde mai. E quindi la possibilità di mobilitare le risorse interne, quindi lavoro e beni reali, risorse, per far lavorare il sistema alla sua piena efficienza non viene mai meno. E quindi la restituzione o meno del debito sarà una decisione politica. È chiaro, c'è un aspetto a cui prestare attenzione, ed è la maniera in cui poi si vanno a configurare i rapporti tra i paesi. Perché? Perché se per esempio l'Italia dovesse trovarsi a esaurire tutte le riserve di moneta estera, e qui
mi riferisco in maniera particolare al dollaro, ma insomma in generale di moneta estera, potremmo trovarci di fronte a fenomeni per esempio di svalutazione, potremmo trovarci per esempio di fronte alla possibilità che alcune importazioni diventino troppo costose per la popolazione interna, quindi è chiaro che ci vorrà una gestione attenta di questo. Ma proprio perché lo scenario è il più vario possibile e poco si può dire in anticipo, ti direi che entrambe le scelte possono essere effettuate. L'unica certezza che rimane è quella che la forza lavoro nazionale e le risorse nazionali possono essere utilizzate pienamente, quindi ci può essere una piena occupazione del lavoro e dei fattori produttivi, solo per il fatto che si riacquista la capacità di emettere la propria moneta. È chiaro che personalmente ritengo che la maniera migliore per uscire dall'impasse sia quella di un coordinamento tra paesi che magari mantengono le proprie indipendenze nazionali, proprio perché in questo modo si ha la capacità di essere coordinati, di essere solidali, cooperativi con i paesi che in qualche modo si dovessero trovare nella stessa condizione. Ma questo non significa che la sovranità monetaria, quando la si riacquista, abbia un limite appunto nell'occupare persone o capitale. E quindi questo penso che già di per sé, con la capacità produttiva italiana che comunque esiste, rispetto di quanto si possa credere, sia già un enorme vantaggio rispetto a una condizione dove oggi siamo strutturalmente impossibilitati ad usarla al 100%. E quindi già questo, secondo me, farebbe pendere l'asticella da una parte molto precisa. Sì, non so, forse la prima signora. Sì. È una domanda molto importante. Non fornisce negativamente che lo Stato italiano, diciamo una banca centrale, si chiama banca italiana, non si dice, banca italiana non statale, SBA, praticamente può fare quello che le pare piace. Ok, ti riferisci alla questione delle quote societarie che appartengono? No. Mi riferisce molto negativamente che lo Stato italiano non ha una banca centrale sua. La banca italiana, un SBA, può fare speculazioni, può fare quello che le pare piace, compra titoli infetti, fa quello che le pare piace, non rende conto al Parlamento, solo un rendicontazione delle reputazioni superficiali. Non può fare, diciamo, lo Stato non può fare niente contro la banca centrale italiana, perché è un SBA, non è governativa. C'è un libro che ti invito insomma, a leggere se ne avrai voglia e tempo, che si chiama 1981, il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, che è stato scritto da un mio collega amico che si chiama Daniele Della Bona, che spiega esattamente il passaggio a cui prima ci si riferiva del divorzio del 1981 tra Banca d'Italia e Tesoro. Lì troverai per esempio delle testimonianze documentali che dimostrano che la Banca d'Italia in quanto tale non è un istituto di diritto privato, quindi ma è un ente pubblico, e in secondo luogo che essa risponde direttamente al Parlamento italiano nazionale. Con un pezzo di carta. Sì, ma la normativa è quella. Il punto che tu affermavi, cioè il fatto che la banca può acquistare titoli, è una prerogativa di tutte le banche centrali. Le banche centrali possono acquistare titoli di qualunque tipo, spesso acquistano quelli infetti proprio perché devono ripulire i bilanci bancari. È naturale che questo delle volte, come poi spesso avviene, trasferisca soldi in maniera in un certo senso ingiustificata alle banche, ma il fatto di poter acquistare titoli è una prerogativa di ogni banca centrale. Il problema è che nel momento in cui la banca centrale non ha più la sua funzione, quindi non agisce più come se fosse un ente pubblico con scopi pubblici e in sostanza non finanzia più quella che è la spesa dello Stato in maniera tale che questi soldi siano sempre disponibili, a quel punto sta in qualche modo servendo interessi privati. Ciò che comunque dobbiamo far valere è che giuridicamente la Banca Centrale è un istituto di diritto pubblico, non è un istituto di diritto privato. Ad esempio, perché però viene in qualche modo oggi troviamo questa grande incongruenza, no? Che il capitale, per esempio, di Banca d'Italia è ripartito in quote. Poi c'è stato anche uno scandalo recentissimo in merito. Perché questo è figlio di una certa cultura di filosofia politica, e cioè la cultura dell'autorità di regolazione, che però è figlia della visione neoliberista, non ha generato il problema. Cioè, specialmente a metà degli anni 70, un po' in tutta Europa,
si ritiene che le autorità di regolamentazione dei mercati non debbano più essere governative, ma debbano essere in qualche modo terze. E allora cosa si fa? Si fa sì che queste authority di regolamentazione, poi c'è anche la Consob, c'è l'antitrust, vengono tutte in qualche modo raggruppate in questo calderone di enti terzi che non sono né pubblici né privati. Capite che se non è il pubblico che regolamenta un'attività privata, non si capisce chi debba esserlo. E quindi in realtà il fatto di rendere terze queste autorità di regolamentazione pende un po' dalla parte di orientarne gli interessi in una funzione che è più funzionale agli interessi del settore privato. Questo però non deve farci perdere la bussola, nel senso che la composizione delle quote del capitale di Banca d'Italia non ha alcun effetto rispetto alla funzione della Banca d'Italia. Abbiamo visto oggi che ciò che conta in realtà è l'attività della Banca Centrale. Quando la Banca Centrale diventa semplicemente un istituto che si occupa di mantenere l'inflazione a un certo livello, no? E quindi persegue un interesse che non ha nulla a che vedere con un interesse politico democratico, sta asservendo interessi privati, e l'interesse privato numero uno in questo caso è il mantenimento intatto del valore dei crediti. Invece quando la Banca Centrale assolve la sua funzione, che è quella di rendere disponibili i soldi sia per il settore bancario che per il settore pubblico, a quel punto sta svolgendo la sua funzione di strumento. Non dobbiamo perdere di vista il punto che la funzione, l'operatività della banca è quello che veramente conta. È chiaro che la composizione in quote è qualcosa che potrebbe essere tranquillamente cambiato dall'oggi al domani, senza alcun tipo di effetto. È figlio di questa visione, cioè che l'autorità pubblica va in qualche modo sempre più ridotta nel suo ambito di operatività e bisogna affidare il controllo a questi enti terzi. No, l'intento della domanda, che non influisce molto a fronte del patto mondiale per quanto riguarda la finanza mondiale. La Federal Reserve, per esempio, presenta gli Stati Uniti d'America con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi leggi. Perciò la banca italiana non è una banca statale che dà un valore all'Italia. Non ha un valore, ha un valore a un SPA, non è una banca statale. In Egitto c'è la banca centrale egiziana, governativa, e la maggior parte degli stati sono una banca centrale governativa, che hanno un valore dello Stato. Per esempio la riserva aurea che abbiamo lì, la banca centrale italiana, che non si può usare perché è entrata nel sistema europeo, può fare quello che le pare piace, però non ha valore. Cioè, non può attaccare questa riserva aurea per risolvere il problema economico italiano. Tutto qua. Anche perché abbiamo appunto affrontato il tema, non è più l'oro che dà valore alla moneta, ma la moneta ha valore in sé e di conseguenza la riserva aurea perde gran parte della sua funzione. In ogni caso, veramente ti invito a cercare il libro e i riferimenti legislativi, potrai trovare veramente tutto quanto relativamente al fatto che la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico e che quindi il vero problema stia nel lato economico della questione, ma Banca d'Italia è, o era, visto che adesso è stata inghiottita nel sistema europeo delle banche centrali, un istituto di diritto pubblico. Quindi il problema è piuttosto in quella che è la sua funzione che poi va a svolgere. Prego, ciao. Sì, volevo fare una domanda che sono rimasto. Un attimo.